Temptation Island 2018, data, conduttore e possibili coppie partecipanti. Il docu-reality estivo Temptation Island sta per tornare nuovamente in televisione su Canale 5. Al timone del programma ci sarà come sempre il padrone di casa Filippo Bisciglia che pochissimi giorni fa ha confermato la sua presenza scrivendo su Instagram, stiamo tornando. Il format è sempre lo stesso, come ogni anno. Vi prenderanno parte 6 coppie non sposate e senza figli pronte a mettere in gioco la loro storia d'amore per testare quanto sia realmente solido il loro sentimento. Andiamo a scoprire le ultimissime anticipazioni a riguardo. In cosa consiste il programma? Temptation Island tornerà in onda dal mese di giugno in prima serata su Canale 5. Fidanzati e fidanzate trascorreranno 21 giorni divisi, ma nello stesso villaggio. A far tentennare i protagonisti ci saranno 12 ragazze tentatrici e 12 ragazzi tentatori che avranno lo scopo di mettere in evidenza le loro doti seduttive. Al termine del percorso le 6 coppie in gara dovranno decidere se uscire dal programma insieme, oppure interrompere la loro relazione sentimentale. Temptation Island, ecco chi potrebbe partecipare al programma. In molti si staranno chiedendo chi saranno i nuovi protagonisti del docu-reality. Stando alle ultimissime anticipazioni al programma di Canale 5 potrebbero prendere parte diverse coppie provenienti dal dating show Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi. Le attenzioni sono infatti rivolte su Nicolò Brigante e Virginia Stablum, Mattia Marciano e Vittoria De Ganello, Paolo Crivellin et Angela Caloisi, Niloufar Haddati e Giordano Mazzocchi. Punto esclamativo? Va detto che ancora non è stata data alcuna ufficialità riguardo alla presenza del programma delle coppie che vi abbiamo elencato. Michael Terlizzi, nuovo tentatore di Temptation Island. In questi giorni si è parlato molto di Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi, ex pugile e concorrente dell'ultima edizione Isola dei Famosi, che potrebbe entrare a far parte del cast di Temptation Island come tentatore. Il giovane ragazzo, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha affermato che il docu-reality estivo condotto da Filippo Bisciglia gli piace molto. E che ha diverse proposte di lavoro nell'ambito dello spettacolo. Il fascino al ragazzo di certo non manca e potrebbe far cadere in tentazione tante ragazze presenti sull'isola. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sul mondo del gossip e della televisione vi invitiamo a consultare quotidianamente il sito Blasting News.